Finalmente ragazzi siamo riusciti a sconfiggere Dottor Doom nell'evento finale, ma adesso raga sta per arrivare qui su Fortnite un nuovissimo evento, l'evento di Halloween 2024 con nuovissimi boss, un sacco di nuovissime armi mitiche e un sacco ovviamente di modifiche alla mappa di Fortnite. Però prima avete solo 5 secondi per lasciare like e iscrivervi al canale proprio adesso se anche voi adorate la festività di Halloween, quindi veloci 5, 4, 3... 2, 1, tempo scaduto. Ok ragazzuoli, allora prima di andare in partita mi raccomando ricordatevi di andare nello shop di Fortnite e inserire proprio qua il codice creatore Nax con 2x. Mi raccomando, prima di andare in partita adesso possiamo subito mettere pronto, perché ci sono un sacco di notizie da discutere quest'oggi. Quindi guardate tutto il video fino alla fine se anche voi volete scoprire tutto sull'evento di Halloween. Ok ragazzuoli, come sapete qualche giorno fa l'evento di Doom è terminato e possiamo praticamente trovarlo qua in questo punto della mappa. Povero Doom ragazzi. Ma adesso non ci interessa, se volete vedere la mia opinione ragazzi mi raccomando guardate lo scorso video. Quello che ci interessa oggi ragazzi è parlare proprio dell'evento di Halloween. Infatti raga ormai manca pochissimo. Come sapete oggi appunto è l'8 di ottobre e l'evento di Halloween raga inizierà molto probabilmente dai prossimi giorni. Vi dico solo ragazzi che sono apparsi veramente degli indizi super interessanti all'interno della mappa e ne abbiamo uno proprio qua davanti a noi ragazzi. Abbiamo uno di questi Rift Beacon utilizzati praticamente dagli Avengers per distruggere Dottor Doom, e a quanto pare raga ci sono riusciti completamente non ci credo ragazzi. E vabbè, ci resta che atterrare di nuovo in questo posto. Ok ragazzi, prima che Michelastro vi stavo appunto dicendo che in questo punto della mappa c'è come potete ben vedere un Rift Beacon molto particolare, diciamo, perché come vedete è pieno, tra l'altro si può addirittura distruggere, è pieno di ragnatele molto molto piccole come vedete, e c'è anche praticamente una zucca, anzi ci sono delle zucche di Halloween che ancora non hanno la testa intagliata, ma comunque le vediamo che sono zucche di Halloween qua vicine. Molto sospetto raga, cioè effettivamente è strano perché questo Rift Beacon dovrebbe avere appunto questi indizi tema Halloween. Beh ragazzi, il motivo è molto molto semplice: probabilmente in queste zone della mappa Fortnite ci sta tipo spoilerando che in qualche modo spawnerà qualche boss di Halloween, oppure semplicemente non ci saranno boss ma ci sarà appunto una zona a tema Halloween. Ragazzi, io veramente non vedo l'ora di vederla, perché ovviamente ragazzi vi ricordo che l'evento di Halloween sarà in questa stagione, non cambierà la stagione ragazzi, quindi la mappa rimarrà più o meno la stessa ma ci saranno dei cambiamenti. Più precisamente ragazzi a colonne con medianti, come vi ho appena fatto vedere, a gran ghiacciaio e se non sbaglio anche tipo al campo di battaglia del mastino. Quindi ragazzi, tre luoghi della mappa in questo momento sono stati praticamente raggiunti da questi Rift Beacon. E raga c'è un altro nemico, questa volta no, stavolta non mi killi bro, col tuo cavolo di scudo di Capitan America bro, distrutto. Andiamo di guanti il Black Panther, e ragazzi mamma mia l'abbiamo distrutto. Si vede raga che ho rinnovato il codice Nax con 2x prima, perché sono veramente troppo forte. Perfetto, però effettivamente ragazzi abbiamo visto che in queste zone della mappa probabilmente cambierà qualcosa, ma cosa effettivamente? A quanto pare ragazzi in queste zone della mappa dovrebbe arrivare, bene ragazzi, noi sappiamo che all'interno di Fortnite è confermato l'arrivo del boss di Mephisto, praticamente questo boss demon ovviamente in collaborazione con la Marvel, che ha aiutato praticamente Dottor Doom a creare la sua armatura. Bene, questo boss come possiamo leggere sarà appunto un NPC e ci darà un sacco di vantaggi, come vedete appunto ci potrà curare e vendere anche un sacco di armi e potenziamenti. Ma ok, se sono praticamente tre i luoghi della mappa in cui sono caduti questi Rift Beacon, in quali di questi spawnerà Mephisto? Probabilmente, beh, sarà tipo casuale, potrebbe spawnare un po' da una parte, un po' dall'altra, insomma dipenderà dalla partita raga, oppure semplicemente questi saranno luoghi modificati senza alcun boss, ovviamente ancora non lo possiamo sapere. Però adesso ragazzi attenzione, fate veramente super attenzione, perché la prossima notizia che vi sto per dare, beh, vi farà impazzire, quindi raga ascoltate. Avete presente che abbiamo visto negli scorsi giorni l'evento di Doom, che a molti è piaciuto, a molti non è piaciuto, ma non importa, perché quell'evento raga in teoria non era niente. Infatti Fortnite sta lavorando ad un altro evento in questa stagione, e no, non sto parlando dell'evento di Halloween, ma di un altro evento ancora raga, un evento live che sarà visibile all'interno della mappa e dovrebbe essere qualcosa di gigante. Sì esatto raga, qualcosa di veramente assurdo, che dovrebbe riportare all'interno del gioco addirittura il punto zero di Fortnite raga. Non so chi di voi gioca dal capitolo 2-3, sicuramente se ci giocate vi ricorderete proprio del punto zero. Ma aspetta, in che senso raga, quando è che ci sarà quest'altro evento? Perché ne abbiamo visto uno adesso. Ci sarà ovviamente l'evento di Halloween, che però ovviamente non sarà live ragazzi, cioè sarà soltanto appunto un'aggiunta all'interno della mappa, e poi avremo un altro evento, e in più raga ne avremo un altro ancora la stagione dopo. Sì, a quanto pare raga Fortnite sta veramente impazzendo con questi eventi, però appunto non sappiamo ancora quasi niente di questo evento, soltanto una cosa ragazzi però. E mi raccomando raga, ascoltatemi benissimo, perché qua raga è racchiusa praticamente tutta quanta l'essenza della prossima stagione di Fortnite. Allora, come tutti quanti sapete ragazzi, se non lo sapete è perché non vi siete iscritti al canale, quindi fatelo subito. Ah, e magari già che ci siete nei commenti scrivete il nome di questa skin che sto utilizzando, vediamo chi di voi ragazzi sa il vero nome. Se lo indovinate raga vi lascio un cuore al commento, quindi mi raccomando
raccomando, scrivete il nome dei commenti. Vi stavo dicendo, appunto, per conoscere quello che succederà all'interno della prossima stagione, ci basta sapere che, appunto, tornerà il capitolo 2 di Fortnite con mid e tutti quanti vecchi boss che tutti quanti abbiamo amato su Fortnite. Beh, e ovviamente, ragazzi, per far tornare una stagione così tanto oggi, Fortnite dovrà inventarsi qualcosa. Ed è proprio per quello, ragazzi, che ci sarà l'evento gigante con anche il punto zero alla fine di questa stagione. Perché appunto Fortnite in qualche modo, e tra l'altro, guardate quanto loot! Addirittura le pistole mitiche di Gwenpool. Ok, non le avevo letteralmente mai viste prima. Droppate così a terra per sbaglio, vabbè, grazie mille a chiunque l'abbia droppate. Ok, stavo dicendo appunto che per far tornare il capitolo 2, ovviamente Fortnite dovrà fare un evento, qualcosa per andare effettivamente a farlo tornare. Non è che può tornare, raga, così a caso. Deve esserci effettivamente un collegamento. E oh mio Dio, ragazzi, quanto danno mi sta facendo. Il collegamento, ragazzi, sarà proprio questo evento. Non sappiamo però ovviamente se sarà un evento vero e proprio, ma in teoria dovrebbe esserlo, ragazzi. Non sappiamo appunto se sarà un piccolo evento o qualcosa di gigante, però qualcosa, raga, sicuramente accadrà. E nei prossimi video, raga, ovviamente vi parlerò meglio di questa cosa, perché purtroppo adesso conosciamo veramente sempre meno news, devo dire sempre poche news. E boom, abbiamo killato anche questo signorino qua, che aveva un fantastico medaglione. Ma invece adesso torniamo proprio all'evento di Halloween. Cosa succederà alla torre di Dottor Doom? Perché abbiamo visto, ragazzi, che nell'evento gli Avengers tramite il Rift Beacon andavano praticamente a colpirla. Quindi effettivamente tutti quanti ci stiamo chiedendo: ok, ma questa torre effettivamente verrà distrutta in qualche modo, oppure è immortale e rimarrà lì fino alla fine della stagione? Probabilmente, ragazzi, rimarrà lì. E in effetti il boss di Mephisto, appunto questo boss in collaborazione con la Marvel, potrebbe spawnare proprio in quella zona, invece che in quelle zone, in quelle tre zone appunto dove ci sono i Rift Beacon con le zucche di Halloween. E intanto, raga, ne abbiamo killati altri due. Intanto, raga, sto andando proprio qua alla torre di Doom perché voglio vedere se è cambiato qualcosa, raga, dopo l'ultimo evento. Beh, per il momento, raga, sembra di no. Tra l'altro ho preso un sacco di danno da caduta. In teoria, raga, non è cambiato niente. Però una cosa è molto strana, raga. Cioè, dopo l'ultimo evento, effettivamente, Dottor Doom è ancora in vita. E questa cosa, che senso ha, effettivamente? Cioè, abbiamo sconfitto Doom al centro della mappa, che era diventato gigante, e però il suo omino piccolo è sempre al castello di Doom. Non si sa fare cosa, ragazzi, col potere, tra l'altro. A quanto pare la torre è ancora completamente integra. Sì, raga, confermo, il boss di Doom c'è ancora, visto che praticamente lo vedo nella minimappa. Sì, raga, sono andata a vedere e vabbè, sono morto di safe, ma sì, raga, Doom, cioè, ho sentito praticamente anche il verso. Comunque, raga, concludiamo in bellezza parlando delle ultime notizie riguardo appunto il Fortnite Mert. Infatti, analizzando questa immagine di caricamento ufficiale di Fortnite, beh, ragazzi, possiamo vedere un sacco di cose interessantissime. Intanto la prima skin zucca al centro dell'immagine, che appunto tiene, come potete vedere, un fucile nuovo a pompa all'interno appunto del braccio. E vediamo effettivamente anche questa nuova skin molto strana con in mano una motosega. Spero, raga, che non mettano la motosega come arma mitica, se no impazzisco. Cioè, pensate andare a motosegare i nemici, sì, è un po' brutta come cosa. Abbiamo anche Marshmallow versione ombra, se non sbaglio, con tutto quanto il casco tema ombra. Lo stesso abbiamo dietro una skin che, se non sbaglio, sembra tipo un po' miauscolo, un po' strana. Esatto, raga, la skin che sta mostrando qua, con appunto il lanciazucche in mano, un'arma che viene riproposta da tipo 7 anni su Fortnite. È stata aggiunta nella season 1 capitolo 1, raga, non c'è, non so se lo sapete questa cosa. Abbiamo ovviamente la skin di Saw con una bicicletta, che dovrebbe essere, se non sbaglio, quella che sta pedalando Saw, un'arma mitica, la bicicletta appunto con scritto game over. Quindi probabilmente quando ve la trovate contro, la vostra partita sarà bella che è finita. E qua in alto invece vediamo una zucca gigante, che potrebbe essere un riferimento a quelle zucche che ci sono all'interno della mappa vicino ai Rift Beacon. Anche perché, come vediamo, ragazzi, siamo situati in questo luogo della mappa, che è proprio il campo di battaglia del mastino, che è lo stesso luogo appunto che vi ho mostrato all'inizio del video, insieme alle colonne commedianti e appunto il gran ghiacciaio dove ci sono queste zucche. Quindi, raga, mi raccomando, se vi piace Halloween, like e iscrizione. E ovviamente ricordatevi, mi raccomando, il codice creatore Nax con 2x nello shop di Fortnite.